Tragedia Taurisano, un bimbo di 2 anni e mezzo annegato nella piscina della villetta di famiglia, era con la mamma e la nonna. Il piccolo si sarebbe allontanato senza dare nell'occhio. In pochi minuti il tragico epilogo. Da un tentato omicidio del 2020 a Lattiano, nel Tarantino, nasce un'indagine sul giro di droga in tutta la Puglia. Confluita all'alba in 22 arresti da parte dei carabinieri, le frizioni per gestire lo spaccio coinvolgono anche Squinzano. L'omicidio a Manduria di Natale Battagiari, 21enne di Campo Panareo, nelle intercettazioni shock e la violenza dell'assassino per uno sgarro legato alla droga. Guardami negli occhi, gli ordina il nipote del boss Stellina, pestandolo così fino all'ultimo respiro. Da lista a supporto del governatore a movimento politico, con presenti i suoi coordinatori provinciali, si prepara alle sfide elettorali. Non più celle del PD, siamo di centro, aperti a tutti. Gran caldo e afa, siamo entrati nei giorni più roventi, a risentirne non sono solo le persone ma anche coltivazioni e animali. Nel fine settimana la colonnina di mercurio è destinata a salire fino a 45 gradi, queste temperature dovrebbero accompagnarci fino a fine mese. Arriva un nuovo vademecum della polizia per tutelare la sicurezza delle persone anziane, con consigli e accortezze da seguire per evitare di diventare vittima di raggiri. Il Lecce questo pomeriggio scende in campo per la prima amichevole stagionale, fischio d'inizio alle ore 17:30. La gara sarà trasmessa in diretta da Telerama con telecronaca di Mario Vecchio. Intanto ufficiale, Rafià è un calciatore del Lecce.